Presentato a Teramo il progetto esecutivo definitivo per la realizzazione di una RSA presso l'immobile denominato Regina Margherita in via dei Cappuccini. Questo grazie al progetto di recupero da 10 milioni di euro. Lo storico edificio di proprietà dell'ASP 1, l'azienda per i servizi alla persona che gestisce case di riposo immobili appartenenti istituti di beneficenza, verrà riutilizzato come residenza sanitaria con 40 posti letto per anziani affetti da patologie tali che non ne consentono l'accoglienza in altre strutture. Presentiamo un progetto da 10 milioni di euro di recupero di un ex immobile destinato poi, che sarà nel tempo, destinato a tutta la cittadinanza, in particolare come RSA, un corpo e un altro corpo per asilo bambini 0-6 anni. Quindi un grande intervento di rigenerazione urbana che tenderà anche a qualificare un intero quartiere all'interno di questo comune. La gara è prevista per l'estate con conseguente affidamento dell'opera e apertura del cantiere entro l'autunno. Ma noi contiamo di realizzarne un altro via D'Araschi di ulteriori 40 posti, perché riteniamo che al di là di quello che è l'utilità anche per l'ente, per il risanamento dello stesso, ma comunque di dare risposte importantissime da un punto di vista sociale che sul territorio di fatto sono completamente assenti. L'obiettivo del commissario Canzo è anche quello di azzerare il debito che l'ASP 1 ha, ma anche creare con l'apertura di queste nuove strutture posti di lavoro. Assolutamente sì, perché non solo attraverso queste due RSA, ma anche attraverso altri immobili che noi abbiamo, il Caraciotti, l'immobile di Corropoli, andiamo a mettere dentro delle attività che comporteranno sul territorio della mano almeno 200 posti di lavoro. Credo che, oltre a risolvere un problema sociale così importante, ridare economia anche a questo territorio. Io, come ho detto prima, teniamoci l'ASP molto vicino, perché secondo me è utile per il territorio in tutti i sensi. Noi già abbiamo dato come regione, la precedente consigliatura regionale, circa 4 milioni di euro a seguito di maggiori spese per il Covid, 300 mila euro per maggiori spese energetiche. È chiaro che va rivisto il sistema di spesa, di sostenibilità dell'ASP, ma il commissario sta ben operando, ha fatto un piano economico pluriennale sostenibile, quindi lavoriamo in sinergia regione-ASP affinché i conti vadano finalmente in pareggio nel medio periodo.